Costruire opportunità concrete per aumentare la qualità della vita di tutti i cittadini, non solo le classi disagiate, al fine di garantire un welfare familiare che è alla base dello sviluppo sociale. Così il candidato sindaco di Pescara per il nuovo centrodestra, Guerino Testa, illustra gli aspetti del suo programma dedicati al sociale. Nel corso di una conferenza stampa, il candidato, affiancato dall'ex primo cittadino Carlo Pace, che è coordinatore del progetto politico di Testa, ha spiegato come nel programma il sociale sia stato diviso in quattro grandi aree: infanzia, adolescenza, giovani e famiglia, anziani, inclusione sociale, disabili. Il 53% circa della popolazione di Pescara è femminile, ha detto Testa, e quindi si rende necessario il potenziamento dei servizi alla famiglia per rendere possibile il reinserimento lavorativo delle donne. Per quanto riguarda gli anziani, il 23% della popolazione pescarese si pensa alla promozione di forme di mutuo aiuto e di attività di sostegno alle nuove generazioni. Sul fronte poi dell'inclusione sociale, l'idea di Testa è di prevedere misure di sostegno per i cosiddetti nuovi poveri, oltre ad attività di integrazione multiculturale, alla luce del notevole aumento degli stranieri. E infine il progetto sulla disabilità. Noi pensiamo alla normalità della disabilità, perché i portatori di handicap, i disabili, devono vivere nella normalità della propria famiglia. Posso portare anche un esempio di quello che è successo in provincia in questi ultimi anni. In provincia io ho aumentato di 500.000 euro la posta in bilancio per il trasporto e l'assistenza disabili. Questo per dire cosa? Che l'attenzione che c'è stata in provincia continuerà anche in comune, ancora con più forza. E poi abbiamo delle idee nuove, innovative, ad esempio la spesa sospesa. Noi riteniamo che oggi chi ha più possibilità possa, quando va a fare la spesa, lasciare 2-3 euro in più rispetto al costo sostenuto, e la sommatoria, tutte queste economie, alla fine del mese poi potranno essere utilizzate per le famiglie che hanno problematiche economiche, così come il testo sospeso, anche per, pensiamo per i libri di testo per i ragazzi che vanno a scuola. Ecco, noi nel nostro programma abbiamo un'idea della città con tutte le sue diramazioni, ma pensiamo che poi giorno dopo giorno, con il confronto, con l'ascolto e con decisioni forti, faremo il programma quello definitivo.